Tutti e due, il nome dell'accompagnatore com'è? Luciano, facciamo un applauso pure a lui, forte. Andiamo con che cosa? Dimmi, dimmi, Marisa, una bella tarantella. Veramente. E allora io ho ringraziato tutti, un poco tutti, però non ho ringraziato chi ha voluto me stasera qui insieme a voi. Faccio un applauso al Comitato Festa che mi ha dato la possibilità di stare qui a Frigento. E poi ringrazio in particolare chi mi ha voluto qui, il signor Angelo Galante, che mi ha proposto, perché noi ci conosciamo da tanto tempo, perché facciamo lezioni a suo figlio di fisarmonica, quindi lui ha voluto che io stia qui questa sera, mi trovo bene, ringrazio tutti, ma in particolare ringrazio il comitato che ha organizzato questa festa, la nona festa dell'organetto. Vogliamo fare un applauso? Ehi, fatevi sentire, volete solo ballare? Mamma mia! Però voglio ricordare una cosa, che grazie degli applausi, ma per sostenere questa festa non bastano soltanto gli applausi. Quindi i biglietti, lo so, io l'ho detto, ragazzi, comprate i biglietti, senza l'aiuto di questi biglietti non possiamo continuare a che questa festa durerà ancora per molti anni. No, ma qui a Frigento sono orgogliosi di questa festa, quindi compreranno i biglietti e si farà sempre, faremo la decima, l'undicesima, arriveremo a 25, 50 feste dell'organetto. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti ancora con Moccia Pasquale di Grotta Minarda, un bambino di 15 anni, quindi facciamogli un forte forte applauso. L'insegnante non ci sta di questo bambino. Pasquale, chi ha imparato a te l'organetto? Coviello, il maestro Coviello, che cosa ci fai? Una bella polca.
Bravo, andiamo avanti ancora con una bella tarantella. Facciamogli un applauso forte, forte, forte. E andiamo al prossimo concorrente, di Donato Armando di Grotta Minarda, e ha 18 anni. Quindi facciamo un applauso ad Armando. E allora andiamo con una bella polca. Avanti con una bella tarantella. Thank you.
Armando, salutiamolo con un applauso. E adesso andiamo avanti con il signor Salerno Giovanni di Villa Maina, a 67 anni. Ci fa una bella, prima una bella polca paesana, ha detto, come l'ha chiamata, Ricciolella, Nucidella, insomma stiamo là. E allora sentiamo, facciamogli un applauso a Giovanni. Avevo capito bene, allora andiamo avanti con che cosa? Polca. Una bella polca ancora, vai. Giovanni, bravo. Grazie. E adesso ancora andiamo avanti. Grazie a tutti e anche al Comitato Festa. Bravo. Andiamo avanti con il prossimo concorrente. Il prossimo concorrente è qui, è della zona, è di Pagliari. Io lo conosco bene, questo disgraziato. Abbiamo suonato insieme per un annetto abbiamo suonato insieme con lui. Costantino Michele, qui di Pagliara, di Frigendo, 23 anni, gli facciamo un applauso? Buonasera. Forte! Un fox. Qui fa un fox, quindi vi potete scatenare, non c'era ancora stasera. Thank you.
Bravo, andiamo avanti ancora con che cosa? Valzer. Michele, premiamo pure lui con una coppa, che sta facendo? Se avremmo avuto molto tempo, quindi poteva suonare più a lungo, ma siccome che il tempo stringe, i concorrenti ne sono tanti e dobbiamo accorciare. E allora dobbiamo, sì, fare subito, in fretta. Andiamo avanti ancora con il prossimo concorrente, Calon Rocco di Frigente, un bambino di 14 anni. Però vi voglio ricordare che ci sono in vendita i biglietti, ragazzi. Se non comprate i biglietti, la festa come si fa? E poi ci stanno dei bei premi, quindi tutti quelli che vogliono acquistare i biglietti, ci stanno le persone in giro, oppure venite qua da noi, va bene? Ecco qui il prossimo concorrente, Rocco, che ci fai ascoltare? Un bel valzer. Thank you.
E bravo, andiamo avanti. Con che cosa? Una bella quadriglia. Allora, volevo ricordare ancora un'altra cosa, un attimo, Rocco, prima volevo pregare questi signori che sono qui davanti, ecco, qui davanti a me, davanti al palco, gentilmente di liberare almeno lo striscione che venga ripreso dalle telecamere. Non so se ancora qualcuno non ha capito quello che sto dicendo, le ringrazio se si sposterebbero. Quindi vorrei ringraziare il vivaio Sasso Gerardina, che ci ha offerto questi fiori che vediamo qui sul palco, per addobbare il palco. Grazie, facciamo un applauso. Facciamogli un applauso. E andiamo avanti, adesso Rocco viene premiato anche lui con una bella coppa. E andiamo avanti con Cipriano Vito di Villa Maine, è un bambino di 11 anni, quindi accogliamolo con un applauso forte. Allora inizio con un bel valzer. Thank you.
giro. Vito, andiamo avanti ancora con una bella, cosa hai detto, un cia-cia-cia, è vero? Un bel cia-cia-cia ci fa ascoltare Vito. Andiamo ancora avanti, andiamo avanti con Calon Lorenzo, è di Frigento e ha 12 anni, ma io stasera ho visto che sono tutti bambini 8, 10, quindi ci sta un grande grande ritorno veramente all'organetto, quindi alle nostre radici. Facciamo un applauso a questi ragazzi, così li incoraggiamo a studiare ancora di più. Vai Lorenzo, che ci fai ascoltare? Mazzurca! Dovete farlo da soli. Adesso andiamo ancora avanti con una bella tarantella.
Bravo, bravo, veramente. E allora anche lui si porta a casa la bella coppa. E adesso vi voglio ricordare che non dovete andare via, perché più tardi, fra poco, ci sarà un ospite. Quindi vedete lì l'organetto, sta già lì pronto. Ci sarà un ospite importante, diciamo un maestro dell'organetto, che è di Pescara, se non sbaglio, vero? Lui è di Penne, Pescara. Pescara. Quindi non andate via, che poi si può ballare a suon di maestro, si dice. E allora vi ricordo ancora, ve lo dico, ve lo ridico fino alla fine, che ci stanno i biglietti, quindi dovete comprare i biglietti. Adesso, per invogliarvi a comprare i biglietti, vi ripeto cosa ci sta. Quindi ci stanno... L'organetto è in palio, eh? L'organetto ci sta in palio, è stato offerto dalla Folk Music di Montella. Poi ci sta il televisore. Quindi adesso ci sta il televisore di 29 pollici della Sony, che ho offerto dal comitato festa. Poi ancora abbiamo l'organetto, che abbiamo visto qui, e ci sta in gara, quindi sta in offerta, è offerto dalla Della Noce. Poi ci sta un bel copriletto, chi si sta per sposare, quindi un bel copriletto, un copriletto in meno da comprare, con tante spese che ci stanno, serve. Poi ancora un cellulare della Tim, più la scheda, quindi ci sta chi gli serve il telefono, chi ha un solo telefono, quindi abbiamo il doppio. E allora, poi ancora una mountain bike, ecco, ma mi sposto, sta lì dietro, guardate quanto è bella, che è offerta dalla bici Dotolo di Ariane Irpino. Quindi guardate quanti motivi ci stanno per comprare i biglietti. E poi abbiamo un ciclo completo di 12 bagni offerto dalle terme di Villa Maina. Quindi i signori un pochino più anziani, ma pure i giovani, non è che fanno male. Quindi guardate un po' quanti motivi ci stanno per comprare questi biglietti. Allora, fra poco vi voglio vedere tutti col biglietto in mano, che me lo fate vedere che l'avete comprato, ecco, d'accordo? Appunto, delle terme, antiche terme San Teodoro. Voglio ricordare a tutta questa gente che stanno qui presenti, che il 22 di agosto alle terme San Teodoro si svolgerà la seconda rassegna della fisarmonica. Quindi qui è l'organetto, mentre alle terme San Teodoro si svolgerà una rassegna di fisarmoniche. Chiunque è interessato a segnarsi, si può anche segnare naturalmente qui da me per il 22 di agosto alle terme San Teodoro. Quindi andiamo dall'organetto alla fisarmonica, si può ballare, ci possiamo divertire insieme. E adesso andiamo avanti, quindi ogni tanto io mi fermo, vi faccio riposare, se no ballate, poi vi stancate. Invece no, ogni tanto ci sta la pausa, vi riposate. Andiamo avanti con un ragazzo di Sant'Angelo dei Lombardi, Macchia Maurizio, che ha 15 anni, l'ho detto, ci sta un grande ritorno all'organetto. Ragazzi, vi voglio vedere applaudire, applaudiamo questo ragazzo di 15 anni. Maurizio, cosa ci fai? Tarantella. Una bella tarantella! Thank you.
Bravo, adesso va avanti con una bella polca. Bravo, mamma mia, vigili del fuoco, chissà che sia successo qualche incendio, qualcosa con sto caldo. Allora premiamo anche lui, Maurizio, bravo, facciamogli un applauso forte. Voglio ancora ricordare per coloro che vogliono comprare i biglietti, non sono più in giro, ma sono tutti qui sulla mia destra, chi vuol comprare i biglietti. Va bene, andiamo ancora avanti con il prossimo concorrente. Vacca Luciano di Mamma Mia Pagoveano, Benevento. Pensate da dove viene questo ragazzo, ha 18 anni, un paesino, mi ha detto, vicino a Pietralcina, vero? Un paesino, quindi gli facciamo un bel applauso, viene da lontano. E a proposito di questo, un attimo solo, facciamo un applauso a tutti gli ospiti che ci stanno qui questa sera, che hanno fatto sì che questa festa riuscisse bene, forte, fate un bel applauso. Cosa ci fai sentire, Luciano? Un valzer e una quadriglia. Bravo. Ah, ma io dimentico sempre, ragazzi, che volete da me? Che tutti sti ragazzi sono insegnati dal maestro Cimino, questo stasera pure mi mena, nemmeno mi fa arrivare a casa il maestro, sta qui il maestro, eppure mi mena stasera. Ragazzi, facciamo un applauso, adesso basta scherzare, facciamo un applauso forte al maestro Cimino. Uè, e non mi piace, non vi sento, fa forte, bravi. Thank you.
Allora Luciano, cosa faccio ascoltare adesso? Una quadriglia. Vai. Ehi. Faccio segnare, non mi accelerà, vai. Ma attacca qua. Ragazzi, ma è proprio bravo, qui siamo a livello di, no, di allievo proprio così, ma a livelli bravi, proprio bravo. Quindi ringraziamo e facciamo un applauso al suo maestro, al maestro Cimino, forte, eccolo lì, sta, dove stava? Prima stava sul palco, adesso se n'è scappato. E adesso, in attesa che arrivi il nostro ospite, quindi non andate via, che ci sta l'ospite, bravissimo. Andiamo avanti, sì? Dove sì, sta? Andiamo. Andiamo avanti con Cipriano Toni, e qui è di Frigento, è un bambino di 13 anni. Ce dove sta? Ce l'hai al tuo fianco. Come?
come ce l'ho? Oddio, io lo cercavo di là, eccolo qui, è il ragazzo che suona le tastiere, quindi sarà sicuramente bravo, perché è bravissimo ad accompagnare, non è facile così. Gli facciamo un applauso? È tutta una sorpresa, perché fa tutto da solo comunque. Fa pure tutto da solo, quindi più forte, ragazzi, fatevi sentire più forte. Ecco, anche perché si deve preparare un attimino le sue... Ah sì, che stai facendo? Si sta dicendo il rosario, che fai? No, dimmi. No, no. Tony? Si raccomanda con suo padre. Ah! Ah sì, il papà sta a fianco a me. Allora che ci fai? Una bella polca. Vai Tony. Dieci.